Amici di Attisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di Minuti di Recupero. Abbiamo il piacere di ritrovare oggi con noi Luca Lunghini, responsabile del blog Il Corner del Lungo. Ciao Luca, bentornato, è un piacere averti nuovamente con noi. Ciao Andrea, un saluto a tutti, grazie mille per avermi nuovamente invitato, è sempre un piacere. Luca, partiamo dal posticipo di ieri sera. Un Milan attento, ordinato e che trova i colpi dei suoi solisti. Splendidi i due tiri di Diaz e Rebic. Travolge 3-0 una Juve per me ormai allo sbando. Quale peso assume il risultato sul percorso delle due formazioni? È un peso importantissimo. Il Milan ieri sera ha messo una seria ipoteca sull'arrivo in Champions, anche se ancora mancano 3 giornate da qui alla fine, però il Milan rispetto alla Juventus ieri sera ha dato una grandissima prova di solidità. La grossa differenza che abbiamo visto ieri sera, secondo me, è che mentre il Milan ha una fisionomia ben precisa, la Juventus, come hai detto giustamente te, è ormai allo sbando. Gioca partite diciamo inguardabili, sinceramente. Dopo aver visto, faccio un esempio, dopo aver visto la difesa a 3 a Firenze contro una squadra che giocava con una punta sola, Vlahovic, ieri sera abbiamo visto una difesa a 4 presa molte volte alla sprovvista contro un attacco ben più importante come quello del Milan. È una vittoria assolutamente fondamentale per i rossoneri e soprattutto la differenza la si è vista nella possibile costruzione della squadra. È chiaro che Pirlo è uno dei massimi responsabili, però quando vediamo da una parte un Milan che anche quando Ibrahimovic ha tirato un pochino il fiato ha sempre trovato delle alternative discrete, quantomeno come Rebic e Leao, dall'altra parte con un Cristiano Ronaldo irriconoscibile ed un Morata che ultimamente sta segnando sempre meno, vedere francamente entrare Dybala solo ed esclusivamente gli ultimi 10 minuti, francamente grida vendetta. Solamente un piccolo dato statistico per chiudere: il Milan ha fatto 13 punti in più della stagione scorsa, la Juventus 11 in meno. Credo che sia un dato che spiega tantissime cose. Come commenti la passerella con cui la Sampdoria di Ranieri ha reso onore all'intercampione d'Italia? Secondo me è il gesto della domenica. In una domenica in cui l'Inter non può festeggiare il proprio scudetto davanti ai propri tifosi, il gesto di quel signore che è Claudio Ranieri, insieme ai calciatori della Sampdoria, rappresenta una fotografia che secondo me resterà indelebile e dovrebbe diventare un costume di tutti coloro i quali militano in Serie A. Una cosa ripresa dalla Premier League, tante volte diciamo che scimmiottiamo gli altri campionati sulle cose che non hanno valore, invece il vero valore dello sport è quello che abbiamo visto ieri a San Siro. Complimenti a Ranieri, ma complimenti anche a tutta la Sampdoria. In campo i nerazzurri travolgono 5-1 i doriani. Credi che Antonio Conte continuerà il suo percorso alla corte della famiglia Zhang o possiamo aspettarci rivoluzioni all'orizzonte? Beh, non è semplice capire la situazione perché anche dalle dichiarazioni di ieri di Marotta sembra che si vada verso un restringimento dei cordoni della borsa. Sembra addirittura che ci siano discussioni in corso su possibili tagli di stipendio. È difficile dire, certo è che Antonio Conte ha il coltello dalla parte del manico, nel senso che dopo aver vinto uno scudetto come quello di quest'anno, in cui ha dominato dalla decima giornata di campionato in poi, praticamente l'Inter è sempre stato prima col fiato sul collo del Milan e poi ha dominato in lungo e largo il campionato, comunque andrà a finire, Conte resta il condottiero ed il vero vincitore di questo scudetto. Non so se potrà restare, dipenderà molto soprattutto da se e quando Zhang riuscirà a vendere la squadra nerazzurra. Questo non lo possiamo sapere. Certo è che Antonio Conte è il vero dominatore della scena. Il Napoli domina al picco e travolge 4-1 lo Spezia. I partenopei possono a tuo avviso centrare il tris che vale la Champions senza ricorrere a calcoli di sorta o il calo di tensione è sempre dietro l'angolo? Beh, dobbiamo dire che il Napoli, sinceramente, contro lo Spezia ha trovato la squadra, diciamo, più facile da affrontare, proprio per il calcio che fa il Napoli e soprattutto perché in questo momento Osimhen sta giocando un calcio straordinario. È chiaro che il Napoli non fa della continuità la propria miglior dote.
Però diciamo che le ultime 3 giornate che vedranno affrontare il Napoli, prima in casa l'Udinese già domani, poi la partita di Firenze che evoca brutti ricordi ma che sinceramente potrebbe arrivare quando la Fiorentina è già salva, e l'ultima in casa col Verona potrebbe incoronare il Napoli fra le quattro che andranno in Champions League, e secondo me sarebbe un grandissimo riconoscimento al valore di un allenatore che quest'anno, pur avendo tantissime, tantissime assenze, un po' per il Covid, un po' per altri infortuni, è però riuscito a tenere sempre la barra dritta. Se ci ricordiamo che cos'era il Napoli nel momento in cui Ancelotti se ne andò, insomma, credo che Gattuso abbia fatto un lavoro sinceramente straordinario. Continua l'inarrestabile marcia dell'Atalanta. Che cosa manca a tuo avviso agli orobici per puntare a breve o medio termine a competere per la vittoria dello scudetto? Credo che all'Atalanta manchi solo ed esclusivamente una cosa: la capacità di cambiare il modo di giocare a seconda dell'avversario. È un grandissimo merito quello che ha Gasperini di aver forgiato una squadra a sua immagine e somiglianza, però ancora oggi a volte l'Atalanta non riesce a diciamo a tirare sul piede dal gas a volte quando potrebbe farlo. Ieri invece a Parma lo ha fatto, ha vinto e convinto quasi solo ed esclusivamente nel secondo tempo. Il prossimo step, a patto che resti Gasperini e a patto che la dimensione sia quella, potrebbe essere quella di saper interpretare anche più moduli, più diciamo un modo di giocare a calcio anche diverso, e poi soprattutto, secondo me, avere delle alternative importanti non solamente davanti, dove Muriel quest'anno, pur partendo dalla panchina, ha già superato le 20 reti, ma anche e soprattutto in mezzo al campo, dove Freuler e De Roon tirano la carretta sempre, tutto l'anno, e dove dietro, tolto per Romero, gli altri difensori centrali iniziano a avere qualche anno in più. Ecco, mettere qualche calciatore in più nella rosa ed avere un pochino più di qualità in mezzo al campo. Però bisognerà anche vedere se Gasperini sarà pronto a una cosa del genere, perché Gasperini è comunque un allenatore che ha 15, 16, massimo 17 calciatori e ruota sempre quelli lì. Basti vedere quanti esterni ha provato e riprovato nelle ultime stagioni. Gente tipo, faccio l'esempio di De Paoli, che adesso gioca a Benevento, a Bergamo, insomma, è durato 4 mesi, ha giocato pochissimo, ha sbagliato un paio di partite ed è stato dato via. Quindi Croce e De Ligt, Gasperini in tutto e per tutto, però anche quest'anno probabilmente in Champions League alto risultato straordinario. Con il 2-0 rifilato alla Lazio nell'anticipo del sabato sera, la Fiorentina si può considerare ormai al riparo da brutte sorprese? Beh, diciamo che a questo punto, se la Fiorentina retrocede, significa che il Benevento fa 9 punti nelle ultime tre e domenica gioca a Bergamo. Fiorentina ha giocato una Domani, partita. mercoledì a Bergamo, perdonami. Mercoledì, scusa, ma a Bergamo. La Fiorentina ha giocato una partita di squadra. Finalmente ha dato l'impressione di essere un blocco unico. Hanno fatto bene i difensori, che stranamente fanno bene quasi sempre con le grandi e spesso invece zoppicano con le piccole. Hanno fatto benissimo i tre centrocampisti, è tornato molto bene Castrovilli. Bonaventura continua a essere un docente universitario in mezzo al campo, secondo me, e Pulgar sta tornando sui livelli di Bologna. E poi c'è da dire che chiaramente davanti Ribéry ha messo in cassaforte la palla nel secondo tempo, conquistando anche tantissime punizioni. E poi abbiamo Dusan Vlahovic, un 2000 che ha segnato 21 gol, 9 gol nelle ultime 7, ma gran parte del merito, secondo me, va anche a Beppe Iachini, che è riuscito a far tornare squadra un gruppo che sembrava dilaniato da polemiche interne e che ha conquistato 8 punti nelle ultime 4 giornate. Come si concluderà, a tuo avviso, il duello per il settimo posto tra Roma e Sassuolo? Tra Roma e Sassuolo bisognerà vedere chi avrà più voglia di andarci, secondo me, fondamentalmente, perché la Roma è in un momento strano, cioè ha già, come ad esempio succede anche negli altri campionati europei, ha già annunciato l'allenatore l'anno prossimo,
con la notizia non della settimana, ma addirittura del mese, cioè José Mourinho, però nello stesso tempo avrebbe ancora da guadagnarsi appunto l'accesso alla Conference League, prima stagione in cui si giocherà questa bellissima, questa nuovissima manifestazione. Dall'altra parte abbiamo un Sassuolo in cui probabilmente De Zerbi a fine corsa, a chiusura di un ciclo, vorrebbe regalare nuovamente l'Europa alla società del povero patron Squinzi. Tra l'altro, un Sassuolo che non dimentichiamoci, nelle ultime 6-7 settimane sta praticamente sempre facendo a meno di quello che era stato il capocannoniere dello scorso anno, Ciccio Caputo, e sta inserendo e ha inserito ormai alla grande un altro giovane come Raspadori. Sta inserendo benissimo Traoré perché sta mancando anche Boga. Nonostante questo, il Sassuolo è lì a 2 punti dalla Roma, se la gioca fino in fondo. La Roma avrà il derby contro la Lazio e la Lazio rischia di giocarsi la Champions League dopo il recupero contro il Torino, proprio nel derby, della capitale. Non so come andrà a finire. Io sinceramente vorrei che andasse il Sassuolo mi farebbe piacere che andasse il Sassuolo per la continuità di gioco espresso dalla truppa di De Zerbi e perché credo che un allenatore come De Zerbi se lo meriterebbe sicuramente. Il blitz del Vigorito salva il Cagliari e condanna il Benevento in maniera definitiva? Purtroppo ho paura di sì, anche perché come dicevamo prima il Benevento avrà appunto l'Atalanta mercoledì, mentre e quindi diciamo in teoria l'unica squadra diciamo con cui se la può giocare è lo Spezia, però la vedo veramente male per il Benevento, la vedo veramente male al di là dell'episodio sinceramente clamoroso di ieri, in occasione chiaramente del calcio di rigore prima dato e poi tolto su Viola. Però devo dire che il Benevento, guardando un attimino le statistiche, a fine del girone d'andata, cioè alla 19ª, aveva fatto già 22 punti, oggi è a 31. Significa che in 16 partite del girone di ritorno ha fatto solamente 9 punti. Torino e Cagliari, tanto per dare un dato, nelle stesse partite ne hanno fatti 21 di punti, sopravanzando appunto la truppa di Inzaghi, che secondo me ha soprattutto avuto un grandissimo problema, che è stato quello dell'assetto difensivo. Quante volte anche insieme a te, Andrea, dicevamo nelle prime settimane del campionato, guardate il Benevento che riesce a vincere fuori casa, che riesce a non prendere rete, la solidità difensiva che è riuscita a dare Pippo Inzaghi alla difesa sannita, grazie soprattutto all'esperienza di Glick e a un ottimo portiere come Montipò. Purtroppo alla fine del girone d'andata la difesa del Benevento si è sciolta come neve al sole e a nulla è bastato riuscire ad avere invece un attacco che nel girone di ritorno è stato molto più prolifico. Questo purtroppo non è bastato e ho paura che per il Benevento si profili una nuova retrocessione. Ti chiedo, senza entrare magari troppo nel dettaglio, come commenti le roventi dichiarazioni rilasciate dal presidente Sannita Vigorito al termine del match? È uno sfogo secondo me comprensibile, è uno sfogo che si può capire. Tra l'altro devo dire che Vigorito è veramente uno dei pochi presidenti che non ha mai parlato di arbitri da quando è arrivato a Benevento. Dunque, se è successo, credo che sia anche comprensibile. Come ha detto ieri il direttore sportivo Foggia a Mazzoleni quando lo ha incontrato all'uscita dello stadio, in quelle partite lì ci si gioca la vita. E allora ciò che veramente dispiace è ciò che sembra ha detto l'arbitro a Pippo Inzaghi all'uscita del campo, cioè ha detto il contatto c'è stato ma mi è sembrato lieve. Se il contatto c'è stato e hai appena fischiato un rigore, secondo me non esiste tornare indietro. Dunque, piena solidarietà a Vigorito. Spero francamente che non esca dal mondo del calcio perché una piazza come Benevento con Vigorito ha fatto un passo in avanti eccezionale. Dunque, spero veramente per la piazza sannita che non molli. Ecco. Va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Luca Lunghini per essere stato in nostra compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Luca, grazie. Grazie a te, Andrea. Alla prossima.